Buongiorno, ciao, sono viva. Oggi è il 5 di luglio e tutto va bene. Sono a casa in pigiama, come si noterà. E niente, mi mancava davvero troppo, esageratamente, fare video. Quindi ho deciso di fare come fa Emma, non so se la conoscete. Emma Mezzadri, lei riprende praticamente tutti i giorni e poi quando è in un momento di stabilità comincia a editare tutto, quindi praticamente mi ritroverò tipo 10 giorni di registrazioni e poi li editerò con calma. Questa è la situazione. Appunto, siamo al 5 di luglio, io sono piena di brufoli ovunque, sono struccata in pigiama a casa. Sto finendo il tirocinio, mi manca un giorno. Mamma mia. E sto studiando come una pazza perché fra una settimana, esattamente, avrò un esame molto importante. E quindi, insomma, devo veramente dare il mio meglio. L'idea è la seguente, quella di appunto registrare finché ne ho voglia, quando ne ho voglia, eccetera, e poi di caricarvi tutto a tempo debito, ovvero quando praticamente finirò gli esami. Ho deciso che era davvero troppo tempo che non registravo, quindi devo in qualche modo riniziare. È tardi perché mi sono svegliata alle 8 e un quarto, ma ho perso tempo, c'erano i miei a casa e ne ho approfittato per stare un po' con loro. Oggi, cioè stamattina, in realtà, visto che poi sono fuori a pranzo, mi sono data come obiettivo quello di ripetere qualcosina, tipo un quarto d'ora di domande per un esame che ho alle 10. Perché ho due esami, uno al 10 e uno all'11. E poi, una volta ripetute queste domandine, mi metterò a ripetere per l'11 e quindi oggi farò la parte medica di patologie, diabete, insufficienza renale e qualche diagnosi, cioè mi allenerò a praticamente scrivere le diagnosi e tutti i vari fattori che sono correlati ad esse. Quindi iniziamo. Adesso sto per uscire a pranzo, vado a mangiare qualcosa con la Giulietta, mi sono vestita, non mi sono neanche truccata, mi sono vestita così, ho messo la gonna lunga con un top nero sopra e basta. La mia borsa super carina. Adesso prendo Artù e andiamo. Ecco, dopo mesi. Ritorno alle origini 6 anni da segnare graffiti. Bene, non mangeremo solo questo, cioè questo è l'antipasto. Dopo 6 anni di dieta. Allora, sono rientrata a casa, sono le 3 in questo momento, io sono già sotto da un po'. Vabbè, non fate caso a questo che è un integratore. E niente, allora, programma del pomeriggio. Vorrei finire di ripetere questa che è una patologia, è l'ictus. Dopodiché termino un po' di ripetere le diagnosi e poi mi dedico a un'altra parte dell'esame che è praticamente sono dei laboratori, quindi degli approfondimenti su alcuni argomenti come le stomie, come le lesioni da pressione, insomma, un po' di approfondimenti.
Niente, detto ciò, mi rimetto sotto e poi verso le 4:30 palestra. Ovviamente là c'è il mio migliore amico e basta. Sotto di nuovo. E niente, è passato un po' di lasso di tempo in cui praticamente sono andata in palestra, niente di che. Dalle 6 alle 8, poi sono tornata a casa e mi sono un attimo sistemata, rara come cosa, perché è da tipo, boh, credo una settimana che non mi sistemavo e non va bene, lo so, bisogna sempre tenersi bene, però in sessione d'esame purtroppo io non ce la faccio, lo ammetto. E niente, quindi mi sono sistemata, mi sono data una leggerissima truccata, ho messo un top, la gonna super lunga e basta, ora ho mangiato, mi lavo i denti, sono le 8:30, mi lavo i denti e vado via in bicicletta oggi, quindi testerò la grandissima tangenziale delle bici di Bologna, poi vi farò vedere se riesco e andiamo in un posto molto molto bello con un'amica e dopo vi mostro. Ciao. Sono pessima, lo so. Ieri sera non ho ripreso niente, ma è colpa mia perché non sono più abituata a vloggare. Avevo portato tutto dietro, eccetera. E niente, non ho vloggato nulla. Però ho fatto delle foto. Era un posto meraviglioso. Guardate. E con il tramonto era spettacolare. Abbiamo bevuto, cioè, bevuto qualcosa tranquillo e alle 11 ero già a casa perché niente, perché comunque stamattina mi dovevo svegliare prestino e mi sono svegliata, siamo andati a fare colazione con i miei genitori, che cosa qua? Nel bar qui vicino a casa, quel bar carino tutto con le scimmiette dove vado spesso a studiare. Ahimè, ci tocca purtroppo. Oggi faccio pomeriggio in ospedale, è il mio ultimo turno e poi vi farò anche il video sulla mia esperienza in neonatologia perché è un video che mi avete richiesto parecchio, quindi niente, ci tengo a farvelo. So che l'altro vi è piaciuto tanto. Basta, detto questo, questa è la mia giornata. Non vi farò altre riprese di me che studio perché sono sempre le stesse di ieri, quindi sarebbe un po' noioso. Perciò, detto questo, mi sono presa la mia acqua qui con me, devo bere tantissimo. E iniziamo. Sono le 10, quindi ho praticamente 2 ore, neanche. All'alba delle 12 ho terminato. In realtà non è che io abbia studiato tantissimo, però vabbè, sono le 12. Fra un quarto d'ora ho il bus, quindi mi volevo un attimo sistemare preparare. Niente, sono molto stanca. Ho voglia di finire. Guardate chi c'è. Ciao patatino, hai tanto caldo? Sì. Tantissimo, oh, tantissimo. Adesso si agita. Appena gli date un bacino. Perciò vado, questa la lascio a casa, tanto non riprenderei nulla perché sono in reparto, ovviamente. Quindi ci vediamo stasera quando torno. Buon ultimo giorno di tirocinio a me a questo punto. Allora, sono viva, sono tornata a casa e parlo in questo modo strano perché ho gli apparecchi notturni. Già, esistono anche quelli. Niente, che dirvi, sono le 10:30, ho anche cenato fuori nel frattempo
è andato tutto bene, è stato l'ultimo giorno, quindi ero un po' nostalgica, ma allo stesso tempo felice perché ho bisogno di tempo per riposarmi e per studiare per questi esami. E niente, quindi diciamo che è stata una giornata un po' così importante a livello emotivo, mi ha fatto molto piacere tutte le varie parole che la mia tutor mi ha dedicato appunto per coronare questa fine tirocinio, poi ve ne parlerò nel video apposito. Niente, a questo punto io ho un mal di testa pazzesco, sono cotta e vado a letto anche se è prestissimo perché domani mattina devo assolutamente svegliarmi alle 8, studiare e mettermi sotto, quindi io e i miei apparecchi da notte vi salutiamo e ci vediamo domani. Ciao.